Ciao ragazzi e bentornati anche oggi sul canale. In questo video andiamo ad aprire il simil cartoncino del latte della professoressa Aralia. Allora, eccoci qua con la nostra confezione, però prima di iniziare vi ricordo che sto preparando le statistiche sull'apertura dei primi 130 pacchetti di lucentezza siderale e queste arriveranno venerdì. Ma adesso torniamo al nostro cartone del latte che è praticamente uguale a quello uscito un po' di tempo fa con Mary, che io ho preso in due copie, una da tenere sealed, che ho qui nella teca. Andiamolo ad aprire e vediamo, il contenuto più o meno sarà uguale, con l'unico vantaggio che questo qua della professoressa Aralia sicuramente non sarà così, diciamo, ambitissimo come quello di Mary, quindi non sarà a prezzi esplosivi. Allora, all'interno abbiamo ovviamente gli sleeve molto molto belli con la professoressa Aralia, il mincinno, c'è un PDAF sull'albero e anche un piccolo sea waddle che con il filo di seta sta salendo sull'albero, molto molto belli. Abbiamo i dadi verdi, dei segnalini danno, abbiamo la moneta in formato XL e i due marcatori un po' diversi dai soliti che si trovano negli ETB. Abbiamo poi le carte promo. Allora, qua abbiamo il codice. Abbiamo, dovrebbero essere tre copie. Facciamo un po' di zoom. Ecco qua, con un po' più di zoom si vede sicuramente meglio. Abbiamo tre copie della carta della ricerca accademica. Purtroppo questa non ha swirl, vedo, forse qualcosina qua, però non è proprio uno swirl completo, vediamo se siamo più fortunati con le altre, perché più hanno swirl più sono belli. Questa non mi sembra di vedere delle spirali. Vediamo la terza, mi sa che non ce ne... sì, qualcosina qua sopra dovrebbe avere lo swirl. E poi abbiamo la full art che, se non ricordo male, stava in VMAX Climax. Come ultima cosa abbiamo il portacarte e all'interno ci sono i pacchetti, dovrebbero essere 7. Allora ne abbiamo 3 di astre lucenti, 2 colpo fusione, evoluzioni etere e regno glaciale. Allora, come al solito, queste 5 non le vado ad aprire perché ho già completato entrambi i set, e siccome sono molto fiducioso che troverò qualcosa all'interno delle confezioni, con il pull rate altissimo che hanno, è meglio lasciarli chiusi. Al loro posto andiamo a sostituirli con 5 pacchetti di lucentezza siderale, che vado a scartonare subito e poi possiamo iniziare ad aprire. Direi però che inizio con regno glaciale. Intanto via i cartoncini, sperando che vadano bene questi pacchetti singoli, che oramai, appunto, con i pull delle confezioni non sono tanto amico, ecco, quindi non vorrei ritrovarmi ad avere lì altre doppie da aggiungere a tutta la pila di doppie di astre lucenti e colpo fusione. Colpo fusione poi non ne parliamo. Allora direi iniziamo da questo, sperando che vada un po' meglio. Per trovare qualcosa che manca. Qui magari qualche hyper non sarebbe male, visto che mancano più o meno solo quelle. Cioè, oddio, manca anche qualche altra full art, però. Qui abbiamo Pioni, Leiron, Lanterna di Benvenuto, Furfru, Venipede, Spill, Crabrawler, Golett, Venipede Reverse e un Kecleon. Quindi pienissimo, come al solito. Vediamo questo, se ci porta fortuna. Questo, se non ho contato male l'ultima volta, qui ho visto... vedo del brillante, a meno che non sia il riflesso del codice, vedo del brillante, quindi magari abbiamo fortuna e qualcosa c'è.
Spero vivamente in una full art perché Evoluzioni Etere mi è andato particolarmente bene. Ho trovato tantissime rainbow, tantissime alt art, ma veramente poche, poche full art. Quindi spero di trovarne una e spero che non sia una di quelle che ho già. Ora vediamo se avevo visto giusto. Ho visto giusto, però è una VMAX. Era questa VMAX? No, è Garbodor VMAX. Garbodor VMAX. Però almeno all'interno della cosa, del cartoncino del latte, c'era almeno una VMAX. Quindi su quello possiamo essere sicuri. Su astre lucenti ho qualche dubbio, ma colpo fusione sicuramente saranno vuoti. Me li immagino vuoti. Astre lucenti. Magari qualcosina c'è, ma non voglio correre il rischio, ecco. Iniziamo quindi con i pacchetti esterni di lucentezza siderale. Vediamo se abbiamo beccato quelli giusti. E qui abbiamo l'energia lotta, electrode, il piccone baldo, e sto imparando, Duat, Heracross, Teddy Ursa, Mentine, Scyther, Basculin, Psyduck Reverse, e un Thievul. Andiamo avanti col secondo. Sperando di non averne preso i 5 vuoti. E qui abbiamo un'energia fuoco, Drifblim, Ursaring, il miele, Combi, Drifloon, Psyduck, Togepi, Magnemite, Miltank Reverse, che se non sbaglio mi manca, e un Palkia V, forma originale. Se non sbaglio dovrebbe mancarmi questa. Ho trovato il V-Astro in un box e questa invece mi manca. Quindi non male. Pacchettino numero 3. E vediamo cosa ci sta qua. Allora abbiamo l'energia elettro, il Paragli, Azelf, Shieldon, Quillfish, Growlithe, Bergmite, Rufflet, Ponyta. Li ho scelti bene questi pacchetti. Un Radiant Aulucia, Aulucia lucente, e dietro un Arcanine. Però le Radiant o lucenti saltano fuori abbastanza spesso, quindi non sono così impossibili da trovare. Ne abbiamo già trovate diverse nei box, più o meno in un box da 36 su 3 box aperte sono saltate fuori 2 volte 2 Radiant e una volta una sola Radiant. Però bene o male una per box almeno c'è. E dai pacchetti singoli già la seconda, in un circa una decina di pacchetti, quindi o sono iper fortunato io o si trovano abbastanza facilmente. Qui abbiamo una holo e il loto d'energia reverse, che se non sbaglio mi manca, quindi sono anche contento. Allora, ultimo pacchetto. Speriamo di concludere bene. E intanto vi ricordo che questa confezione della professoressa Ralia arriva in Italia questo venerdì, quindi il 17 di giugno. E fatemi sapere nei commenti se la prenderete o se la passate. Qui abbiamo Petra Reverse e sì che finiamo bene! Sì che finiamo bene! Qui c'è la full art 185 di 189. Allora, facendo un rapido calcolo sulle posizioni, un po' sui colori, potrebbe essere Demon full art. No, invece è. Oddio, non mi ricordo il suo nome in italiano. So che è il capo palestra di Alto Ripoli, però non mi ricordo il nome in italiano. Al massimo ricordatemelo sotto nei commenti. Però abbiamo concluso bene.
sempre grazie ai pacchetti singoli. Allora, cominciamo con il dire che questa volta qualcosa c'era all'interno della confezione, infatti una Vimax l'abbiamo portata a casa. Per il resto, la collezione nel complesso è comunque abbastanza valida, sia per il numero di pacchetti, sia per tutto il resto dell'accessoristica contenuta che ha il motivo della professoressa Ralia che è molto molto bello, però poteva essere migliore dal punto di vista dei pacchetti. È infatti un po' peccato che la collezione esce in questo periodo e non ci sia al suo interno lucentezza siderale. Potevano magari lasciare indietro colpo fusione e regno glaciale e sostituirli con tre pacchetti di lucentezza siderale che andava benissimo. Per quanto riguarda invece i pacchetti singoli, direi che è andata più o meno come al solito, stavolta forse anche un pochino meglio, visto che una bella full art ce la siamo portate a casa. Bene, direi che per oggi è tutto. Io vi ringrazio di essere rimasti in mia compagnia e vi ricordo, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi, di seguirmi anche su Instagram, di passare sul gruppo Telegram che trovate in descrizione a dare un'occhiata e noi ci vediamo al prossimo video.